indicibile bellezza e volti tesi, l'incomparabile splendore della luce negli occhi amari, tramonti che non bastano a spegnere la sete, alpe che non si possono eguagliare, cubi di case bianche inchiodate al sole, spacchi e spazzature morte portate dalle ondate, provvidenze secolari, pazienze e sfiduce millenari, ed all'imbrunire il prevalere dei maschi il loro dominare. Gabbiani urlare, dove senti i cani urlare, cuore mio, c'è qualcosa che mi opprime in queste onde, dove senti le voci urlare. Massimo, benvenuto a Genova, tappa del tuo tour con il nuovo album. Tra l'altro questa tappa cade vicino la settimana prima del 25 aprile e poco tempo prima del 1 maggio. Il concetto che vorrei approfondire con te è la diversità tra il termine patria, il termine nazione, stato, che a volte vengono usati come sinonimi, ma non hanno esattamente lo stesso significato. Sì, è vero, c'è abbastanza confusione su questo. Tante volte credo che sia anche abbastanza indotta, no? Come confusione.
Se penso a nazioni mi vengono in mente i confini geografici, storici, quelli che la storia ha determinato. E la nazione risente dell'unità di un lungo percorso storico, di più di un secolo ovviamente, un secolo e mezzo. Stato in Italia è una specie di creatura oppressiva che sentiamo, no? È difficile ragionare sullo Stato perché tante volte sentiamo che lo Stato è una creatura violenta nei confronti dei suoi cittadini, che non difende la parte più debole della cittadinanza come dovrebbe fare uno Stato. E quindi c'è difficile rapportarci con questa parola, di cui vedo anche i lati positivi, naturalmente. Noi viviamo in uno Stato di diritto, uno Stato di uguaglianza, uno Stato che ha una Costituzione. Patria, invece, mi sembra una parola abbastanza immateriale, molto difficile da definire. È molto difficile sentirsi patrioti in Italia, è molto difficile pronunciare la parola patria. Io stesso ho faticato tantissimo rispetto a questo album in cui la parola patria è sulla copertina, no? Eppure è una creatura che ci costituisce, perché noi siamo italiani, parliamo italiano, gli altri ci considerano italiani, viviamo in un mondo italiano di cultura, di paesaggio, di storia. Italiane, quindi con questa parola bisogna fare i conti e credo che bisognerà cominciare a farli in positivo prima o poi. Dovremmo avere tutti più coraggio. Ora dovremmo avere tutti più pretese. Perché ancora dovremmo piangere dei morti. Ancora dovremmo piangere un paese. Vivere in ostaggio, ancora dovremo tutti smettere le intese, ancora sentirci uguali per i torti, ancora sentirci uguali nelle offese. I partigiani sapevano che cosa dicevano quando si proclamavano patrioti. E
Poi pian piano abbiamo visto sgretolare questa parola, no? È passata su altre sponde, che dal mio punto di vista hanno veramente poco a che fare con la patria. Io faccio un mestiere privilegiato, naturalmente, frequento luoghi di intelligenza, luoghi di cultura e luoghi di bellezza, e quindi sono molto propenso a vedere questa parte d'Italia. Però in questi luoghi incontro sempre persone con le quali sento similitudine profonda, sento molta cura del territorio, molta voglia di difenderlo, e questa è un'Italia che mi piace molto, e l'Italia, questa sì che è la patria vera, quella in cui trovare rispondenze. Esattamente, c'è tutto il percorso del recupero identitario della parola patria, ma svincolata dall'ideologia, svincolata dalle connotazioni che la politica ha applicato all'uso di questa parola. Tornando, citavi poc'anzi i partigiani, in questi giorni noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca e di documentazione su Aldo Gastaldi, uno dei primi partigiani d'Italia, e rileggendo le lettere di questi giovani di 20 anni, con un senso dello Stato, con un senso della libertà, con un senso morale fortissimo, si ripercorrono proprio gli scambi di idee sul patriottismo, sull'appartenere a e anche sulla differenza tra il patriottismo, l'amore per la patria e l'invasore e il concetto di chi ha tradito. Ecco, questi tre passaggi sono tre passaggi che nelle lettere dei partigiani subito dopo il settembre del 43 si percepiscono. Non so quanto oggi, in prossimità del 25 aprile, abbia importanza, senso, valore recuperare questo significato o quanto si rischi la confusione con tutto quello che il mondo della politica mette intorno a questa parola. Ma io credo, da buon contadino, che quando c'è confusione, quando non capisci il senso delle cose, è bene tornare da dove sei partito, no? E rivedere il percorso, perché è una cosa molto fondante. Il nostro percorso comincia, quello attuale, con la fine della guerra, con la resistenza, con la liberazione. E secondo me è sempre bene tornare lì, è bene tornare alla Costituzione. Siamo una repubblica fondata sul lavoro, lo sappiamo, che ripudia la guerra, lo sappiamo. Resta da vedere come viene applicato tutto questo, però lì c'è il fondamento, la base, noi siamo quello. Tutte le storture successive, tutte le fughe in avanti o in indietro più facilmente, sono posticce, sono venute dopo, sono state indotte, sono state condotte con molta volontà, con molto disprezzo e con anche molta violenza, io credo. Ed è contro questa fuga all'indietro che noi dobbiamo trovare un senso nuovo, no? Noi in questi giorni vediamo con evidenza la fine di questo mondo, non solo per l'Italia, ma per tutta la Terra. No, questo non è uno schema applicabile. Quello che sta avvenendo non solo in Russia e in Ucraina, ma le conseguenze di questo, ce lo dicono con chiarezza. Questo mondo ha fallito completamente. Dobbiamo ripartire da quei valori che sono di eguaglianza, quindi andiamo ancora prima della resistenza, però sono di attenzione a chi è più debole. Questo è un punto inderogabile, secondo me, della politica. E invece qua si propone esattamente il contrario, no? Cioè un grande sostegno a chi è forte e viene fatta marmellata di chi è più debole. E, io credo che bisogna partire da lì, anche da queste lettere partigiane. Questa sera, prima di una canzone, leggerò un breve discorso di un 64enne, quindi della mia età, per nulla facinoroso, partigiano, si chiamava Sandro Pertini, e in questa Genova, in occasione di un possibile comizio fascista negli anni 60, si presentò sul palco invendo, dicendo: noi dobbiamo stare qui a difendere quello che abbiamo conquistato, non è pensabile lasciare spazio e lasciare parola. E quello spazio e quella parola sono state lasciate, sono state coltivate, sono state tra i fondamenti di questo sfacelo. Quelle sono idee chiare, quelle sono idee chiare, e non possiamo pensare che Pertini fosse di estrema sinistra extraparlamentare, era il nostro presidente, non a caso. La canzone che arriva si chiama Il nemico. La cosa che mi impressiona è che avevo scritto qualche anno fa, 4-5 anni fa. In questi 4-5 anni il nemico è cambiato ripetutamente. Era nato per un 25 aprile, poi quindi il nemico era chiaro, era identificabile, poi è arrivato il virus ed era il nemico. E poi ci sono quelli che sbarcano, che sono il nemico, poi adesso c'è la guerra e anche lì c'è il nuovo nemico. Poi siamo noi nemici, è un accidente, una parola che cambia ogni 2 giorni, noi siamo qua che cerchiamo di
di capirle, di fermarle, non ci si riesce. Certamente questo tuo nuovo album, questo tuo nuovo lavoro meditato, no? Anni di lavoro per costruire i testi, per costruire il concept dell'album stesso, richiama, se vuoi, alla nobile tradizione del canto civile degli italiani, del canto politico degli italiani, una tradizione che va molto indietro nel tempo. E questa sera eseguirai una canzone che non è nell'album, ma che tu hai editato recentemente, ma avevi scritto tempo prima, dedicata, o meglio ispirata, a quello che è successo a Genova nel 2001 in estate, e molti di noi, molti della mia generazione hanno vissuto quel momento di privazione della possibilità di esprimere un'opinione e di portarla in piazza, su valori peraltro che adesso sono i valori fondativi dell'Agenda 2030, quindi valori che allora come adesso possono essere riproposti, sono
decisamente attuali, ma allora crearono un conflitto. Ecco, colpo su colpo, cosa racconta e perché è importante farla oggi a Genova, ricordarla? Beh, racconta la violenza di quei giorni in cui si è cercato di spegnere un'idea di mondo, no? Tutti lo vedono con chiarezza che cosa bisogna fare, non c'è alcuna autorità morale o politica che abbia il coraggio di farlo, no? Ancora oggi, in cui siamo così preoccupati per la carenza energetica che si prospetta davanti a tutti, e non c'è nessuno che dica: se non posso permettermi due luci accese, ne spengo una, no? Noi dobbiamo mantenere, nonostante tutte le due luci accese, che non ci porteranno da nessuna parte, non ci porteranno a devastare quello che ancora forse rimane non devastato. Quindi il problema è arrivare a quell'idea di mondo che possa resistere, possa stare in piedi. E non è certamente con la violenza, con lo spegnere le voci della dissidenza, perché questa è una dissidenza civile, sana. Io ho visto chi è stato bastonato a Genova. Le famiglie, i bambini, ci sono dei filmati, quelli che abbiamo usato anche nel nostro video, che sono spaventosi perché hanno picchiato persone che con la maglietta, con le sandali, era una giornata di sole, hanno picchiato questi e hanno voluto farlo con una ferocia che è rimasta inestinguibile, no? Ti dà proprio l'idea di come il nostro sia un paese assolutamente irrisolto, che non ha mai voluto confessare nulla, che dove tutta la politica si è condotta con una. Quando può non usare la ferocia, non la usa, ma nel momento stesso in cui c'è qualcosa che viene toccato, non ha nessun ritegno nel farlo, nessun ritegno e non è cambiato nulla. Spegnendo la luce della ragione e la consapevolezza degli argomenti in quel caso. La canzone che arriva vi riguarda direttamente perché è una canzone che ho scritto. Ci ho messo tanti anni a scriverla, pure così corta, con un testo così piccolo. Quasi 20 anni, 18 anni dopo quella Genova di 20 anni fa. Si chiama Colpo su Colpo. Ma volevo introdurla con poche parole, partendo da Reggio Emilia. Erano in 20.000 quel pomeriggio in piazza nel luglio del 1960. Cinque di loro non torneranno a casa il giorno dopo, moriranno in piazza. Tre erano partigiani, non erano usciti neanche i nazisti e i fascisti a ucciderli, ci è voluta la democrazia. Quei ragazzi indossavano una maglietta a righe, secondo la moda lanciata dai portuali di Genova, i Camalli, che pochi giorni prima avevano impedito il congresso dei fascisti dell'MSI e respinto a furia di sassate l'assalto della polizia. I giornali di destra scrissero allora che era stata una manovra guidata dal PCI per prendere il potere. Ma loro invece erano lì a impedire una vergogna per una città medaglia d'oro al valor militare. In quella Genova, un leader politico aveva chiamato tutti al dovere di scendere in piazza. Non era un giovane facinoroso, neanche un avventuriero. Aveva 64 anni e sapeva cosa faceva. Si chiamava Sandro Pertini e aveva parlato dal palco come dovrebbero parlare tutti quelli che vogliono difendere una democrazia nata da poco e costata tanto. Dice Pertini, lo consideriamo un nostro preciso dovere per la pace dei morti, per l'avvenire dei vivi. Lo compieremo fino in fondo, costi quel che costi. Colpo su colpo.
ancora. L'ultima domanda, e penso che tu te la possa aspettare perché ne abbiamo parlato dopo i miei primi ascolti del nuovo album, ed è il modo emiliano di portare il pianto. Una canzone che, come ti dicevo, ho fatto ascoltare a mio padre, 84 anni, emiliano, nato a Reggio Emilia, vissuto fino ai suoi 15-16 anni a Reggio, e ti raccontavo che lui si è commosso nell'ascoltare le parole e la musica per l'effetto che parole e musica davano e per la frase relativa al recupero del senso del lavoro. Ecco, su questo vorrei un tuo pensiero, una tua riflessione finale. E questo è proprio il modo emiliano di portare il pianto, no? In questo sfacelo generale, anche nella grande difficoltà in cui vive la mia regione, l'Emilia Romagna, ancorata a un passato così glorioso, così prospero, ma non solo di economia, di idee, di passione, di voglia civile. Vedere spegnere queste possibilità, mi è venuta voglia di costruire questo grande funerale che è il modo emiliano di portare il pianto. E il modo emiliano di portare il pianto, secondo me, è il lavoro, non è la lacrima, non è il piangersi addosso, è tirarsi sulle maniche e lavorare. Ma non lavorare per coltivare il proprio orticello, il proprio piccolo interesse parziale, lavorare sapendo che il tuo lavoro è un meccanismo, fa parte di un meccanismo collettivo, no? Ci sono lavori durissimi da sopportare, non tutti i lavori sono privilegiati, però tutti appartengono alla stessa sfera, tutti ci fanno muovere insieme, e questa consapevolezza è il valore del lavoro, è il dramma di non averlo, perché noi lo sappiamo che cosa vuol dire non aver lavoro, vuol dire non avere rilevanza sociale, essere invisibili in qualche modo, è un ruolo difficilissimo da sostenere, perché si rimane chiuso in casa, perché non sai più chi sei rispetto agli altri. Questo modo emiliano è questo, quello di tirarsi sulle maniche, fare, 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 è sempre stato, anche con ossessione, perché me ne rendo conto, il motivo trainante della nostra regione, ma di quante regioni italiane, perché tante agiscono in questo modo. C'è questa cifra emiliana però che sa guardare oltre i propri confini, secondo me, sa portare il proprio lavoro e il proprio sforzo a quello che c'è attorno, e io lo trovo ancora una ricetta assolutamente da perseguire. Non possiamo allora che chiudere. Io augurandoti buon lavoro, buoni libri, buona scrittura. E io buon 25 aprile, buon 1 maggio, buon 2 giugno e tutto quello che seguirà. Grazie Massimo. Grazie Fabrizio. Abbiamo parlato di patria fino adesso, poi l'Italia è un paese strano, no? Perché è una patria fatta di tante patrie quante sono le regioni. Ognuno di noi in fin dei conti sente patria la sua regione. Allora noi che siamo ragazzi un po' nostalgici vi portiamo un po' di Emilia, ce lo portiamo sempre addosso, così vediamo un po' cosa succede. Anche nel buio si può parlare di giornate passate viaggiando all'unisono ad altitudini provvisorie, o meglio, abissali, senza sentire dolore, e come gli sposi attoniti che si confermano tra loro nel timore che nessuno si presenti mai alla vuota tavola, ci incarniamo in sterili celebrazioni di un disagio terreno per non dover tremare ancora. Ed è in giornate come queste che i bambini crollano, con lo stomaco pieno e gli occhi inebriati dalla fame. O se almeno le campane suonassero alle ore sbagliate, perdendo controllo e ritegno, e le fanfare dalle torri sventrate annunciassero la lenta caduta degli uomini buoni, o se le tombe dei morti non fossero scavalcate dalle sconsiderate tangenziali messe in circolo come testimoni tra il nuovo e l'antico ponte, allora potremmo trovare la forza di edificare ciò che più non è, chiedendo consolazione e senso all'atto del lavoro. Emiliano di portare il pianto, e questo è il modo emiliano di portare il pianto, e questo è il modo emiliano di portare il pianto, questo è il modo emiliano di portare il pianto.
portare il pianto. Nulla di ciò che abbiamo conosciuto possiamo confermare. E la sirena che chiama dalla fabbrica vuota, invitando i pochi ad entrare, racconta che non è la danza del dragone nei supermercati cinesi ad aumentare la crisi delle serrande abbassate, né potrà la processione degli incolleriti evitare che la pianura perda i suoi confini naturali, dovendo accettare come costitutivi i traffici al sottopassaggio della stazione. E le vie meno sane del centro cittadino ci ricordano che questa terra è indocile, non teme di lasciarsi attraversare. E questo è il modo emiliano di portare il pianto.